Avevo nostalgia di fare cinema. Sono nato con il cinema e è bellissimo fare anche le fiction, però fare anche cinema è, come dire, diverso. Questa nostalgia mi è cominciata molti anni fa, ma quando si fa una fiction non c'è tempo per fare altro. Sono 9 mesi di riprese per Don Matteo, più prima la sceneggiatura e poi dopo anche doppiaggio, quindi un anno intero parte senza poter fare nient'altro. Poi, quando facevo, oltre a Don Matteo, anche Un passo dal cielo, la cosa è diventata ancora peggio. Quindi ho dovuto lasciare una delle due e ho lasciato Un passo dal cielo. E quindi ho anche avuto tempo, un anno, per poter fare questo film. Senti, ma veramente tu te ne vai là giusto per leggerti sto libro? Sì. Tu sei un po'... Scusa, sei un po' fuori? Io stavo vissuto, come sai, 30 anni in America e quando, una quindicina d'anni fa, stavamo ancora lì, mia moglie mi dice, leggi un po' questo libro che lei conosceva. E in America era molto apprezzato, molti lo conoscevano. Ce ne sono una ventina di libri suoi che qui neanche puoi trovare. E io mi sono subito entusiasmato al modo suo di vedere il rapporto che c'è con il mistero. È un rapporto semplicissimo, le parole sono semplici, dirette, non c'è tutta quella costruzione intorno pesante che la Chiesa Cattolica fino allora aveva. Direi che a me mi ha dato l'entusiasmo di poter essere un cristiano, perché nell'epoca degli anni 70, quando ero ancora ragazzo, questa cosa magari non era tanto ben accettata, che se tu avevi delle cose dentro, era meglio che non le dicevi, se no passavi un po' per stupidello, ecco questo dicevo. Praticamente, secondo me, lui ha anticipato il linguaggio di Papa Francesco. E poi lì c'è un episodio in cui lui parla con Maria, che ho voluto mettere nel film perché ha questa valenza. Quindi Maria non è vista più, come lui dice, come una statua su un altare, quindi non lo dice, ma che sarebbe idolatria, ma la vedo come una sorella seduta vicino a me, con le scarpe e i sandali, che non ho fatto l'inquadratura, mi dispiace, perché avevo gli stivali sdrucciti come i miei. E quindi questo sono 5 minuti praticamente di Carretto messi nel film, che ci tenevo, perché soltanto, diciamo, il visivo può darti una sensazione e capire certe cose, mentre le parole fino a un certo punto arrivano. Hanno suggerito questo titolo, il mio nome è Thomas, che mi è piaciuto anche a me, dire la verità. Però adesso, avendo fatto l'esperienza in Germania, anche in Austria, in Ungheria, penso che forse I'm gone for a while, in inglese, me ne vado per un po', che ha anche un po' di ironia dentro. Avrebbe detto di più. Che cos'è il film? Un uomo, infatti, che se ne va a fare un viaggio di riflessione. Comincia con un divertimento, con uno scorpione che si siede sulla sua sella, che poi lo porta in avanti. Comincia con una piccola scena d'azione che lui, per salvare lei, usa la padella, che si vede che se la mette lì per cucinare i fagioli. E poi c'è anche una grande scazzottata che ho fatto con un maestro d'armi che conoscevo benissimo, che non gli è parso vero. Gli ho detto, guarda, questa la facciamo come ai vecchi tempi, ci prendiamo i nostri tempi, che oggi per fare una piccola azione ti danno pochissimo tempo, invece ci vuole tanto tempo per farla. E ci abbiamo messo 3 giorni per fare neanche 2 minuti che dovresti farle in un giorno, no? E quindi va benissimo così, è venuta bene, tutti sono contenti. E poi questa ironia continua fino alla fine,
anche nei momenti, diciamo, malinconici, se vogliamo, e anche drammatici, continua sempre ad apparire. Sono stato contento di finire di fare questo film in Almeria. In realtà Carlo Carretto era andato per 10 anni nel deserto dell'Algeria e saremmo dovuti andare lì, e questa era l'idea. Io sento dentro di me, dice, ma c'è un deserto in Spagna, c'è l'Almeria, mi piacerebbe tanto andarci, ma non lo esternavo questo ai collaboratori. Ma poi finalmente hanno detto, ma guarda che andare in Algeria è un po' pericoloso. Allora io, ah, che mi dispiace, ci tocca andare in Almeria, in Spagna. L'ho detto seriamente, ma dentro di me una goduria grandissima. Infatti mi sono trovato tanto bene lì, veramente, veramente tornato a casa. I primi western li ho girati in Germania e sono stati i tedeschi a cominciare a fare film western, perché come il nostro Salgari loro hanno un autore, si chiama Karl May, che ha scritto una 50ina di storie, tra cui alcune nel west. E così è capitato, io ne ho fatti 3 in Germania prima di venire in Italia, tant'è vero che a un certo punto mentre stavo girando è venuto un italiano, era... non mi ricordo che parte faceva, dice, sai che in Italia è uscito questo western che per un pugno di dollari tutti sono, io stavo facendo entusiasta, io dico, accidenti, ho perso il treno. E poi invece, per fortuna, anche in ritardo, quando diciamo il western stava finendo, in realtà ho avuto la fortuna di fare Il Dio perdona io no, che in realtà si chiamava Il gatto, il cane e la volpe, che facevo il gatto e Babbe il cane. È stato un caso che poi adesso, riflettendoci, ha tanti significati. È stato un caso perché l'attore che faceva il gatto si è fatto male a un piede, si è rotto il piede. E allora non ha potuto più girare, talmente male si è fatto. E quindi il regista di corsa ha dovuto andare in Italia, dalla Spagna, a trovare un altro gatto. E poi ha cercato, dice, tu sei un buon gatto per me, penso anche meglio di quello che avevo. Ma sbrighiamoci, torniamo in Spagna, perché è il film a basso costo, c'aveva truppe in diaria e quindi dobbiamo girare, se no questi soldi finiscono. Così immediatamente, il giorno dopo, un aereo per Madrid, e a Madrid mi aspettava una macchinetta un po' antica, perché allora non c'era l'aeroporto d'Almeria, non c'era l'autostrada, c'erano delle strade tipo, non lo so, queste strade che puoi vedere secondarie in Umbria. Siamo partiti la sera, è stata tutta la notte, sono state 12 ore di un viaggio che non si dice, non è che potevi dormire, traballante. E finalmente arriviamo in Almeria, io mi dico, ah, finalmente vado in albergo e vado a dormire. E invece l'autista mi dice, no, io ho l'ordine di portarla sul set immediatamente. Mi portano sul set e questo lui mi lascia lì un po' lontano dalla troupe, io stavo lì solo e non succedeva niente. E poi due donne si avvicinano a me, camminano insieme, e poi quando mi sono arrivati vicino, una tira fuori un asciugamano e me lo mette davanti così, davanti al mio corpo così, e mi dice, togliti i pantaloni. E rimango un po' così, mi giro, siamo nel deserto, non c'era nessuno, va bene, mi sono tolti i pantaloni, e dice, mettiti questi. Insomma, per farla breve, la camicia, togliti tutto, mi ha dato il cinturone, gli stivali, il cappello, perché allora non avevamo i soldi per un trailer, per un riparo. C'era soltanto un ombrello che riparava la macchina da presa, perché era la pellicola allora, e siccome era luglio, un caldo tremendo, andava bene se noi attori, la troupe sudava, ma la macchina da presa doveva essere protetta. Ecco, questo è tanto una parentesi di come era allora. Poi allora vieni, sono arrivato lì dove c'era la troupe, e il regista mi fa, ti presento Carlo Pedersoli, il cane. E io dico al regista, guardi che io qua non posso fare nessuna scena, perché non ho avuto il copione, non ho avuto tempo di leggere e di studiare. Io in genere sono preparato, mi ci servono dei giorni per prepararmi bene. Dice, non ti preoccupare, la prima scena sarà una scazzottata tra il cane e il gatto. Quindi questa è stata la mia prima scena con Bud Spencer. E se andiamo avanti in questo racconto, io appunto l'ho incontrato in Almeria la prima volta, poi dopo, quando tornavo in Italia, da quando ho fatto appunto in Almeria, il mio nome è Thomas,
ho pensato a come ho saputo, cioè al momento in cui io stavo ancora cercando dei luoghi belli, specialmente uno che potesse ricordare tipo Hitchcock e la casa su in Psycho, e con lo scenografo Bronzi dice: guarda, questo è il posto ideale. E io mi sono ricordato che un regista italiano diceva: cercare e mai dire sì. E io ho detto: beh, cerchiamo ancora un po', il posto era bello. E in quel momento mi suona il telefonino, il cellulare, e c'è il figlio di Bud Spencer, Giuseppe, che mi dice: guarda che mio papà è andato via proprio in questo momento. Allora io mi sono un po' allontanato dal resto della troupe, ero molto triste, ma dopo un paio di minuti mi è venuta una grande gioia nel cuore, non so come mai, ma ho capito che Bud era lì e mi diceva: guarda, non fare il cretino come sempre, che cincischi e cerchi, questo è il posto ideale. E sono tornato alla troupe e ho detto: questo è il posto ideale per fare quelle inquadrature. E così è andata, ma poi dopo, venendo in Italia, ho capito che avevo incontrato Bud la prima volta in Almeria, nel deserto, e lì proprio lui se n'è andato. E quindi a quel momento mi è venuto in mente: guarda, bisogna che io dedico questo film a Bud Spencer. Ma non è stata un'idea prima, faccio un film e poi lo dedico a Bud Spencer. No, quello non c'entrava niente. E così è andata. La mia amicizia con Bud, dove è cominciata e dove è finita, è stata una riflessione che ho avuto dopo, che veramente ha fatto il film anche suo, perché tutte le cose che ho messo lì in realtà sono anche le cose che ho imparato facendo il film insieme, dall'ironia delle azioni, dall'ironia del divertimento, dal divertirsi e dal non creare una troupe tesa sempre, come dire, bisogna girare, sempre severa, sempre con il muso. E lì avevamo una tesa gioiosa, e così è stata anche in questo caso. Quindi abbiamo avuto sempre un'atmosfera piacevolissima. Non vedo l'ora di tornarci, a dire la verità. Mi piaceva avere un personaggio femminile un po' come quei personaggi che io faccio, sempre in un ambiente epico, dove si possono raccontare cose magari profonde e si possono anche accettare. Probabilmente io mi sentirei a disagio in un ambiente odierno, magari, non so, in un bar o cose del genere. E pensavo che è un po' di tempo che un'attrice femminile può entrare in quella, diciamo, in quella dimensione. E poi confrontarmi, avere uno che dice: guarda, quello che tu stai facendo è una stupidaggine. E quindi lui in realtà vuole viaggiare da solo, glielo dice: guarda, quando lei gli chiede un passaggio, guarda, io viaggio da solo, ma dice: andiamo allo stesso posto, non fa niente, lascia perdere, io viaggio da solo. E lei trova sempre un motivo, uno scamotage per accodarsi. E finché alla fine, lui finalmente è lì solo, ma poi arriva con la sua motocicletta, con una scusa, insomma, finisce per arrivare a una forte amicizia, e lui tramite lei anche capisce tutto sommato che lui va, diciamo, alla ricerca del mistero, no? E poi in fin dei conti con mano lui capisce che non è che lo trovi nelle stelle, nel deserto, nella solitudine, ma nella persona che sta in fronte a te, cioè in lei, tutto sommato. Nel film c'è anche il coraggio, direi, di usare la parola amore anche in un'amicizia, che alcuni quando si montava dicono: ma questo sembra un po' troppo, e invece no, poi è stato accettato, anche perché forse è messo in quell'ambiente un po' diverso dal giornaliero, dove ci sono le stelle, dove c'è il deserto, e quindi la parola amore si può anche pronunciare in quella dimensione un po' più alta, diciamo, che l'uomo alcune volte ha esperienza. Oggi effettivamente noi siamo molto lontani dalla natura, e quindi pensavo che questa cosa avrebbe dato allo spettatore un po' di star bene, un po' di sentirsi a suo agio, un po' di risentire quello che c'è veramente di atavico in noi, ma che ormai è represso. Ho scelto l'Alaska per farla nascere lei come un personaggio epico. Io pensavo, volevo sempre andare in Alaska, finalmente ci sono andato, è veramente
è una cosa spettacolare. Di nuovo stare, di nuovo tornare indietro coi tempi, ma andare avanti in un certo senso. E quindi ho pensato di farla nascere lì, per darle questo senso di epicità. Quindi se era nata, diciamo, a Milano, era un po' più difficile. Speravo di poter trovare una persona brava e che se non era un'attrice conosciuta era anche meglio, perché così ci si poteva medesimare di più. E quindi ho avuto la fortuna di trovare Veronica Bitto e, come ho già nominato Hitchcock, lui diceva cerca un personaggio che si avvicina al personaggio che ti ha scritto, proprio lei, così, e poi tu non devi fare più niente. E così un po' è andato. Lei, tra parentesi, si è bravissima, ha studiato, ha fatto il centro sperimentale, è molto, come dire, molto vivace, molto piena di vita, ma anche molto studiosa, è molto precisa e molto preparata. Quindi abbiamo avuto, alla sorpresa di tutti, una grande attrice. Santa Brigida, regina d'Ungheria, un hippie in ritardo. Thomas, lei è la famosa zia Rosari. Rosi Floriana, la scrittrice. Quella che non esiste? La zia è stato un personaggio che ci serviva al film. Poi l'attrice è così comica. Per motivi di distribuzione veramente ho dovuto accorciare il film. Lei aveva anche delle scene che dico, ma forse qui la potevo lasciare, perché fa ridere tanto. E lei è bravissima, spero di riusarla. E veramente ci ha messo tutto di suo. Lei è veramente brava. Allora, ti piace Tommaso? No. Ma come? Vedere per credere? Bellissimo. Fai Thomas, che a lui sta meglio. Thomas, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che botta. Poi cominciate a mangiare. Con Lurotto ci è stato molto affezionato, perché intanto lui ha fatto il primo Trinità, ha fatto una comparsa nel saloon, che quando ci sarà la scazzottata e Bud Spencer dice a uno lì, chiudi a chiave la porta del saloon, prima che noi facciamo, è uno di quelli che escono dal saloon impaurito, è proprio Andy Luotto. Primo, e sono già amico suo tantissimo per quel film e anche in altre occasioni. E poi suo padre era colui, era l'unico bravo, bravissimo doppiatore in inglese dei nostri film. Noi parlavamo in inglese e poi venivamo doppiati. Delle ore stavo in doppiaggio con il padre di Luotto, che mi aiutava a doppiarmi bene il film, in modo che quando uscivo in America c'era la mia voce, mentre in Italia c'era la voce bellissima di bravissimo Pino Locchi. Bravissimo, anche lui ha aiutato tanto il mio personaggio. Aggiungeva delle parole qua e là, dei rumori, oppure quello che doppiava Bud Spencer. Lui, per esempio, Bud Spencer faceva, son film fa tanto, l'ha inventato il doppiatore. Allora i doppiatori erano degli attori fantastici, perché non si attenevano soltanto a quello che dicevamo, ma creavano. Devo dare un omaggio grandissimo qua a questi grandi doppiatori che hanno fatto i nostri personaggi più grandi. E io non sarei stato mai capace di fare un Trinità come ha fatto Locchi. Veramente eccezionale. Tema di Donaggio l'ho avuto ancora prima di girare, ho chiesto proprio questa musica epica al massimo a Pino, perché era dove ero con Bud, e poi appunto si capisce chiaramente che era un rimasuglio di un paesino western costruito ma crollato, dal fatto che si vede che c'era un saloon, e quindi ci sono tanti pensieri. Sì. Ho fatto fare a Pino il tema epico per il mio personaggio e il tema malinconico però per lei. L'ho cercato tra la musica classica e alla fine ne ho fatto una ricerca, ho detto ma qual è il compositore che è più nostalgico di tutti? Tutti sono un po' nostalgici, ce l'avevo già dei pezzi. Poi c'è Schubert che già lo conoscevo ma non bene. Allora ho sentito tutta la musica e dico sì, è vero. Lui è molto, molto malinconico.
E allora questa musica lui l'ha scritta per piano. Ho chiesto a una banda qui dell'Umbria che suonano nella banda, ma puoi fare con il flauto questo tema che ho fatto piano, gli ho fatto sentire? Sì, come no, te lo faccio. E allora è venuto, me l'ha fatto, prima di girare il film, è venuto proprio qui con il flauto, me l'ha suonato, andava benissimo, quindi Lucia ha questo tema di Schubert, che all'inizio è suonato con flauto, poi viene anche suonato sul pianoforte e altri strumenti. E quindi ci sono questi due temi voluti volutamente messi su lei, uno su lei e uno sul mio personaggio. Avendo montato il film, vedendo lui con parte con questa moto, e sentivo il bisogno che lì c'era il tema epico, bellissimo, che mi ha fatto Pino. Però sentendo un po' di tante critiche, un po' di ma questo film, eccetera, Trinità, eccetera, ho pensato, qua forse mi ci vuole all'inizio per titolo di testa una musica simile a quella di Trinità, dell'inizio, no? Del fischio, eccetera. E allora telefonai a Michalizia e gli dice, mi puoi fare una musica simile che sembra proprio quella di Trinità, ma non è? E lui si entusiasmò e praticamente riuscì a farla. E poi guarda caso, come sono i compositori, cioè, dice, purtroppo il fischio lo faceva Alessandro Alessandroni, che però adesso sta in Tunisia. E poi Montanziana invece proprio quella settimana arrivò Alessandro Alessandroni, che glielo disse, no, lo voglio fare io assolutamente questo fischio, e si mise a fare questo fischio, perché Alessandro Alessandroni allora è come un violinista che faceva tutti i western con il fischio, da quello di Sergio Leone a Trinità, e quindi era un maestro proprio, è tuttora un maestro, un grande che come strumento invece di avere il violino aveva la bocca e il fischio. Quindi ho avuto anche il fischio di Alessandro Alessandroni, una musica che ricorda molto Trinità. Questo è Brahms, il suo requiem non è un requiem, diciamo, religioso, ma è un requiem che dà pace. Questo requiem a me piaceva molto, già lo conoscevo molto bene, una musica non triste, non malinconica, ma che dà molta pace, molto, molto profonda. Penso che ha aiutato tanto il film. Che fai, non parti? E tu che fai, non sali? Cercavo una musica rock a un certo punto per mettere rock quando loro fanno il viaggio, per esempio per dare al film altri connotati, non solo un connotato, diciamo, di pensiero. C'era Lucia, cioè Veronica Bitto, che si stava truccando e io gli stavo dicendo, ma tu conosci qualche pezzo di musica che posso mettere nel film? E lei dice, io sto ascoltando proprio questa, e mi mette la musica di Gabue. E dico, grazie, prendo questa musica. E quindi fu contattata la sua distribuzione, che come sai è carissima la musica, comprarla quella, non perché Ligabue non te la darebbe anche gratis, ma è così, ormai se la vuoi costa questo, e quindi per noi gustò molto cara, ma sono stato molto contento perché è una musica bellissima e dà un colpo di, come dire, di vitalità al film. Io avrei voglia di fare anche un seguito. Questa storia in realtà può averlo, e già ho l'idea. La spinta mi viene da Mollica, Vincenzo Mollica, il quale mi intervistò. E quindi andai nel suo ufficio, mi sedetti così, in una poltrona, mi fece l'intervista. Poi alla fine, ciao, mi sono alzato, mi sto andando via, e sulla porta, sto alzando la porta, come nei film, sento una voce dietro. Ma questo ragazzo deve continuare ad andare. Io mi giro da... Scusa, che hai detto, Vincenzo? Sì, questo ragazzo deve continuare ad andare al nord. Hai detto nel film alla fine, no, io vado verso nord. Ma io non so cosa ha fatto nel nord, nell'aurora boreale, eccetera, eccetera. E io ho detto, ah, già ho fatto. Poi dico, ma no, che fai? Poi ci ho pensato tanto, ma poi in realtà mi è venuta un'idea che adesso non voglio esternare, che è possibile. Speriamo bene, speriamo bene. Dove stiamo andando? Verso nord,
a farti togliere quel po' di piombo che ti sei fatto mettere in corpo. Vecchio scemo. E questi? Ne riparleremo quando potrai di nuovo tenere in mano una pistola.